Siamo con Ubaldo Righetti, la Camera Ardente, qui in Campidoglio si è aperta da poco. Forse sarà una constatazione anche scontata, però c'è una trasversalità di affetto nei confronti di Vincenzo D'Amico. Siete stati avversari sul campo, poi siete stati amici nella sua seconda vita, nella vostra seconda vita, quella in televisione, come commentatore, come esperti di calcio. Sì, poi hai detto bene. Dispiace da morire perché va via una persona straordinaria, che poi io avevo un rapporto anche molto, molto intimo, stretto, insomma, con la sua famiglia, rivali in campo, perché Vincenzo ce ne ha fatte vedere di tutti i colori, insomma, quando aveva la forza e la capacità, e ce l'ha avuta spesso e volentieri, di quella di fare la differenza. Il giocatore è moderno, direi. Poi siamo diventati collaboratori, ma soprattutto anche prima molto, molto amici, e quindi ci frequentavamo anche fuori dagli studi televisivi, insomma, da una seconda opportunità che abbiamo portato avanti, quella da commentatore. Lui è una persona unica, straordinaria, generoso, bellissimo dentro, sempre pieno di spirito. Fino all'ultimo è stato col sorriso. È quella l'immagine che ho di Vincenzo. La voce è rotta dall'emozione, però le voglio chiedere, prima di lasciarla andare, di ringraziarla, una sorta di doppio ricordo, no? Quello che le viene in mente, una sorta di flashback sul campo e poi invece l'amico Vincenzo. Guarda, il ricordo non è con la maglia della Lazio di Vincenzo, per dirti, mi derbi. Io ero lui di Latina, io anch'io della zona Latina Scalo, quindi mio cognato, lui 8 anni più di me, e mi porta a vedere una prima partita di calcio che era credo la rappresentativa militare che faceva parte Vincenzo D'Amico. Già si parlava un po' della grandezza, insomma, dei colpi di questo giocatore giovanissimo contro il Latina. Quindi c'è stato un calcio d'angolo e mio cognato fa: ecco, questo è Vincenzo D'Amico, batte il calcio d'angolo e dal calcio d'angolo fa gol. E lui, già Vincenzo, che allarga le braccia e dice, come dire, è normale, è Scontato. scontato, scontato per me. Quello che è stato dopo, abbiamo condiviso, ripeto, tanti amici alla Latina, tanti amici qui a Roma, l'esperienza in Rai, ma anche fuori, cene con le famiglie, insomma. Vincenzo, gli vogliono bene tutti, al di là del colore della maglia. Una persona che aveva sempre una parola importante di sostegno sempre per tutti, e aveva questa capacità rara di ascoltare, che non è scontato. Grazie a voi. Ciao.